Nel primo giorno in cui tutta l'Italia è in zona di rischio Covid bianca, il ministro della Salute Roberto Speranza ha visitato insieme al presidente della regione Eugenio Giani e all'assessore regionale Simone Bezzini alcune strutture del servizio sanitario a Prato e a Firenze. A Prato in particolare i due nuovi padiglioni dell'ospedale Santo Stefano e il nuovo centro Pegaso per malati di Covid costruito in tempi record lo scorso autunno. Nel giro di poche settimane, in un momento complicato per tutti, in tutto il paese, in Toscana, in modo particolare qui a Prato, si è riuscita a dare una risposta all'altezza che credo sia servita moltissimo nelle ore, nei giorni dell'emergenza e credo servirà ancora in futuro, perché le cure intermedie, il rafforzamento della rete territoriale sono un obiettivo che resta anche al di là della stagione del Covid. A Firenze invece il ministro Speranza ha visitato il centro di cure intermedie di Villa Donatello e poi la Casa della Salute in funzione alle piagge. Sono molto contento di essere qui, di aver visitato questa Casa della Salute. È un modello positivo ed importante che dobbiamo provare a valorizzare anche in altre parti del nostro paese. E noi abbiamo bisogno di rendere sempre più forte il nostro servizio sanitario nazionale. E questo si fa a partire dalla parola prossimità. Dobbiamo costruire un servizio sanitario nazionale che sia il più vicino possibile alle persone, che risponda immediatamente alle esigenze delle persone dove queste vivono. La visita del ministro Speranza ha coinciso anche col giorno in cui la Toscana ha raggiunto il primo milione di cittadini vaccinati contro il Covid con doppia dose, che si aggiungono ad altri 2 milioni di prime dosi. A giugno abbiamo potuto vaccinare 900.000 persone in regione, a luglio arriveremo a 600-650.000, ma al di là della prenotazione, come avete visto, ieri 32.000 vaccinati e l'altro 33.000 vaccinati, cioè il ritmo delle vaccinazioni con le prenotazioni che sono state fatte sta andando veramente bene. Il fatto di essere fra le prime 5 regioni a aver vaccinato dai 60enni in su, compresi 450.000 iperfragili, è la dimostrazione che abbiamo osservato e siamo stati in linea con quanto il ministro Speranza e il generale Figliolo ci hanno sempre indicato.